settimana gli occhi sono stati puntati su di lui. Fabio Panetta, il governatore della Banca d'Italia, che è entrato a Palazzo Koch lo scorso novembre, ricoprendo la carica più alta, oggi ha debuttato nell'evento più atteso dell'anno, le considerazioni finali. A pochi giorni dalle elezioni europee, dove si confrontano diverse visioni sul futuro dell'Unione e della sua economia, ma anche nel periodo di massimo riserbo fissato dalla BCE per i componenti del Consiglio direttivo prima della riunione del 6 giugno. Non ha certo deluso le aspettative. Sentiamo cosa ha detto. Ogni settimana una notizia d'attualità per approfondirla attraverso gli articoli più importanti pubblicati su quotidiani, siti internet e agenzie di stampa. Io sono Simona Sacconi e questo è Fabi Weekend, il podcast della Fabi che ogni settimana racconta per voi l'attualità, dall'Italia e non solo. In questa puntata parliamo delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. L'architettura economica nell'Unione Europea e il risparmio privato, l'inflazione, l'economia italiana, il sistema finanziario, la tecnologia. Sono i 5 punti chiave, secondo Andrea Rinaldi per il Corriere della Sera, delle considerazioni finali del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta. Un esordio molto atteso che non ha affatto deluso. All'architettura economica europea mancano due elementi essenziali, una politica di bilancio comune e un mercato dei capitali integrato. Resta incompleto l'assetto dell'unione bancaria. In sintesi, è il pensiero del governatore Fabio Panetta sulla politica del vecchio continente, secondo Rinaldi. Nei prossimi anni la crescita dell'economia mondiale non sarà entusiasmante. La globalizzazione arretra. La contrapposizione tra Cina e Stati Uniti aumenta. Le guerre ci affliggono. La prima relazione del nuovo governatore di Banca d'Italia, Fabio Panetta, è molto diversa da quelle del predecessore Ignazio Visco. Meno esortazioni, più contesto, dettagli tecnici confinati nel testo che accompagna il testo principale. L'economia italiana, però, soffre sempre degli stessi problemi, gravi, alcuni radicati e di difficile soluzione. Raccolgono Alessandro Barbera e Luca Monticelli per La Stampa. Commenti a caldo dal mondo bancario, quello di Antonio Patuelli, fresco di nomina per il sesto mandato a presidente dell'ABI. Un ottimo esordio del governatore Panetta, nelle migliori delle tradizioni della Banca d'Italia. Una grande visione internazionale con le criticità e le potenzialità. Una forte propulsione europea per lo sviluppo sia delle istituzioni che nell'economia, ci riporta la DN Kronos. Poi continua, grande rilevanza alle nuove tecnologie e alle potenzialità, ma anche ai rischi che in esse vi sono. Le prospettive delle banche sono ben indicate, ci sono tanti aspetti positivi, ma anche molti rischi da non sottovalutare. L'Europa. Per progredire verso un unico mercato dei capitali europeo vanno risolti due problemi fondamentali. Il primo, scrive Panetta, è la mancanza di un titolo pubblico europeo privo di rischio. Il secondo è l'incompletezza dell'unione bancaria, sottolinea per il Sole 24 Ore Carlo Marrone. Il capitale umano e i giovani, Lando Maria Sileoni al GR1. Il governatore parla di capitale umano, di ruolo decisivo, di competenze dei giovani, quando dice che le competenze e le conoscenze sono da nutrire e da rivitalizzare durante tutto l'arco della vita, chiaramente ha una visione non nel breve, ma non solo nel breve termine, ma nel breve e lungo termine, e quindi ha un progetto e un percorso che ce l'ha ben chiaro. Quando parla della partita del futuro sarà la tecnologia, è chiaro che anche qui serve la specializzazione delle persone e serve, come dire, delle aziende che si vogliono, delle imprese che si vogliono rimettere in gioco. Qual è, secondo me, se me lo permette, la conclusione di tutto l'intervento che ha fatto oggi il governatore? Io credo che l'agenda e il percorso siano chiari. Quelle del governatore, più che considerazioni finali, secondo me rappresentano, forse per la prima volta, forse dopo tanto tempo, un vero e proprio manifesto o progetto politico assolutamente condivisibile, dove la Banca d'Italia, con la giusta ed equilibrata autonomia anche rispetto alla BCE, riacquista un ruolo fondamentale non solo all'interno questo del settore per progetto politico, esatto. una maggiore autonomia, non più la filiale della BCE, non più la costola della BCE, la filiale della BCE, ma un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'economia italiana. Per Panetta, un'occasione non comune per una dimostrazione della propria autonomia e indipendenza sotto il profilo istituzionale, funzionale, operativo ed intellettuale. Lo aveva scritto Angelo De Mattia su Milano Finanza ieri. Il governatore ha colto l'occasione.